due articoli che mi ricordo maggiormente sono quelli. Ultimamente invece sto scrivendo sulla pesca mosche spinning, oltre a degli articoli sono anche giudice per il contest che fanno di costruzione insieme ad altri amici, e anche questa è una bella esperienza. Tutto serve a crescere e più si va avanti, più si invecchia, ma più si cresce. Certo, allora adesso sono riuscito comunque a trovare anche delle informazioni sulle tue origini, che ho capito che sono toscane, nasci, tu sei un ragazzino ancora nel 1964, hai vissuto e lavorato in provincia di Torino e so che sei stato anche presidente di alcune società di pesca. Quali? Allora, guarda, io sì, sono stato presidente, allora io, indipendentemente dalla mia giovanissima età, ho quasi 60 anni, per cui prima che hai detto che sono giovane mi hai fatto sorridere. Beh, ma guarda che noi siamo... ...parentello che avevo vicino a casa. Io non ho parenti, non ho né genitori che pescano, per cui è stata una passione veramente innata. Ho iniziato grazie a dei coetanei che andavano a pescare in questo torrentello, poi mi sono appassionato. Sì, diciamo che poi sono stato, diciamo, ho iniziato con l'agonismo già da giovane, ho praticato un po' tutte le tecniche e sono stato presidente per 7 anni del team Lago Gioia. Era una bellissima squadra con la quale fino, diciamo, agli anni, l'ultimo titolo che abbiamo vinto mi sembra nel 99, però facevamo pesca alla trota in lago, classica, con lo sbirulino. Ho fatto 7 anni il presidente, poi di lì, dopo aver vinto titoli italiani, ho deciso di smettere e di lì è iniziata la mia passione per la pesca mosca, tramite un amico che mi faceva vedere sempre le sue creazioni. Comunque l'amico è Franco Vaccarino, ci tengo a citarlo perché è comunque lui che mi ha istigato. E mi ricordo le prime volte mi faceva vedere le mosche, mi diceva: ma dai, vieni a pescare con noi, inizia. E io gli rispondevo sempre: ma sì, cosa vuoi che venga a fare? A far volare quella specie di coda che ci avete lì? Cioè, la cosa mi sembra abbastanza strana e anche complessa. Poi invece, grazie al mio mestiere, ho sempre lavorato sul piccolo, essendo odontotecnico, ho avuto una curiosità per la costruzione delle mosche e ho iniziato prima a costruire che non a pescare. Per cui dopo acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Certo. La mia passione per Certo. l'agonismo mi ha portato subito, già dai primi tempi, a iniziare a fare le gare di costruzione. E da lì la passione proprio si è scatenata, sono diventato frenetico, sono arrivato a costruire fino a 6-7 mila mosche l'anno, cioè per migliorarmi, per cui niente, da lì si è scatenato tutto, non ho più smesso e adesso ormai le gare non le faccio più di costruzione, ma mi chiamano sempre a fare il giudice, per cui diciamo che sono sempre più all'interno. Certo, ti sei allineato così verso, cioè giustamente per la cosa che ti ha dato più soddisfazione, cioè ti ha appassionato di più. Quindi so che è un motto. Qual è il tuo motto? Allora, il mio motto è un motto abbastanza semplice. Di guardarlo bene e cercare di carpire qualsiasi cosa, anche la più piccola, e di farne tesoro. Questo perché mi è successo spesso e continua a succedermi. Purtroppo negli ultimi 2 anni non è più successo per questa problematica di pandemia,
non siamo più riusciti ad andare in mezzo ai club, in quale, diciamo, per me l'attività più bella è quella. A me piace rapportarmi con la gente e poter discutere quando si costruisce, per cui se lo fai in un club, diciamo, attivo, con i soci che ti fanno domande, che vedi che sono interessati, la cosa mi piace molto. E mi è già successo di andare a fare delle serate e poi magari un socio del club viene lì e mi dice: ma io guarda, questo passaggio lo faccio così. E io lo guardo un attimo e gli dico: guarda, proverò. Poi magari ti dico, nonostante sia 20, più di 20 anni che costruisco, ancora adesso imparo qualcosa, anche magari da giovani che hanno fatto il passaggio in modo diverso dal mio e magari provandoci lo reputo più veloce, più costruttivo, più pulito anche, perché io ad esempio sono un amante della pulizia nella costruzione della mosca. A me le mosche piacciono pulite, abbastanza minimali, nonostante faccia delle mosche anche un po' complesse, magari con troppi materiali. Però, come vi dico, io ogni volta che vedo qualcuno costruire, che sia un giovane, un anziano, uno straniero, un italiano, riesco sempre a carpire qualcosa e a farne un buon tesoro per il mio bagaglio culturale. Qualche video tuo, ma video fatto dentro sul mio cellulare, per cui per me rimane sempre una persona che mi ha insegnato qualcosa, mi ha lasciato qualcosa. E come del resto, so che hai collaborato con un gruppo di amici, il CPM Valle di Lanzo, e sei stato redattore di BIPAM e tante altre attività. Vuoi parlarcene? Sì, allora di attività, diciamo, nella mia corta carriera di fly tyer e di pescatore a mosca, ho fatto tante cose, anche perché veramente è una passione innata che ho, mi piace collaborare e interagire con la gente, per cui ho fatto sempre grazie. Sempre insieme a Franco Vaccarino e ad altri amici avevamo fondato il CPM Valli di Lanzo. Poi, per vari motivi, non riuscivamo a far girare questo club, il mio attuale club, che anzi, prima sono passato ai Garisti Albesi, poi dagli Albesi sono passato all'Old River Fight Club, che è il club che faccio parte adesso, del quale sono molto fiero perché è un bellissimo club. Per cui niente, altra bella esperienza, come dicevi tu, è stata Pippa per l'invito di Andrea Cuccaro, del webmaster. Mi aveva invitato prima a partecipare come collaboratore, poi sono stato invitato in redazione, ho accolto l'invito, sono stato redattore per 5 anni e come sono entrato in punta di piedi in Pipam ne sono uscito in punta di piedi, nel senso che a me piace sempre essere schietto, le cose le dico sempre in faccia, per cui quando ho iniziato a, diciamo, a trovare questo lavoro, perché poi alla fine fare il redattore di un sito come Pipam è un lavoro vero e proprio, perché oltre a dover gestire, anzi, mi sento con Andrea, se ha bisogno di qualcosa, ben volentieri. Però alla fine mi sono ritrovato che era diventato un impegno veramente grande, io non ce la facevo più a sostenerlo e, come vi ho detto, come sono entrato, ho fatto una lettera di dimissioni e ne sono uscito molto dolcemente, anche perché io non sono mai stato un polemico, però sono sempre Certo. stato un diretto, nel senso che se ti devo dire qualcosa, preferisco dirtelo di persona e non fartelo arrivare. Anche perché quando ti arriva, sicuramente quando ti arriva è distorto. E invece se te lo dico io, te lo dico come te lo voglio dire e sicuramente lo capisci meglio e evitiamo dei fraintendimenti. Per Certo. cui niente, è stata una bellissima esperienza anche quella. E oltre a quella, poi vabbè,
di esperienze, indipendentemente da scrivere sui giornali, ho avuto anche due belle esperienze, sia fare anche queste cose che sono molto belle, molto faticose, perché vi dico, per girare una cosa come 20 minuti di filmato di pesca o mezz'ora di un filmato di pesca, si gira per 2 giorni. Per cui vi dico, stare 2 giorni per un fiume con telemarker che vi filma, fai questo, fai quella, è veramente complicato. Però è una bellissima esperienza, anzi, io la ripeterei anche volentieri. Quella di costruzione è un po' più semplice, però molto bella, perché vi dico, io a distanza di 9 anni, 10 anni che ho fatto i primi video, vedo ancora adesso passare su Sky dei miei filmati di costruzione, per cui fa sempre Fa piacere. piacere, beh, ovvio. Poi E sono dei bellissimi io ricordi. vedo, e certo, sono bellissime, però so anche che tu hai, oltre che fare tutto quello che hai appena detto, hai una visione della Palma a 360 gradi, cosa che oggi non è da tutti, cioè voglio dire, si trova poca gente che vede, diciamo così, la pesca mosca a 360 gradi. Rispettando e conservando chiaramente nella tua umiltà, perché ho sentito nelle tue parole l'umiltà che c'è in te, anche se tu dici io sono umile, ma sono diretto. Quindi cosa vuol dire per te la visione della Palma a 360 gradi? E qui iniziano le domandine. Capisco che nella vostra pagina si parla di pesca mosca secca. La più difficile. Vabbè, sorvolo. Lo condivido, però, nel senso che è giusto che se la pagina è intitolata Io pesco a secca, si parli di pesca secca. Questo lo Oh, condivido mi perché è fa una piacere. pagina dedicata. Per cui giustamente ho letto anche, forse recentemente c'è stato un intervento dove qualcuno cercava di traviare un po' la situazione, è stato, diciamo, giustamente. No, posso dire una cosa, poi così qui mi fermo, non intervengo Prego. più. Allora, questa persona qua, gli è stato risposto, qualcuno gli ha detto, cioè qualcuno che non è né un nostro amministratore, né un nostro moderatore, gli ha detto che non era, cioè per fare un intervento di quel tipo, non era la pagina adatta. Credo che abbia fatto tutto da solo, per cui nessuno l'ha bannato, nessuno l'ha cacciato. Ha fatto tutto da No, ma solo per perché carità, probabilmente ha capito. cioè, ma giustamente io Questo. torno a ripetere, questo lo dico a voi, ma io lo dico anche quando sono in giro, cioè non ho nessun problema a dirvi come pesco io nella mia passione, anzi, poi se Certo. volete vi do dei piccoli, cioè delle piccole informazioni anche sull'agonismo, perché l'agonismo negli ultimi anni è cambiato e molto. Per chi non segue, tutto quello che può sapere è che il garista va lì, pesca solo la ninfa o pesca streamer e sa solo fare flick e flock con la coda, non sa lanciare. Beh, questi tempi sono cambiati, non è... Beh, a me piace pescare in tutti i modi, io pesco a ninfa, pesco a secca, pesco con le sommerse, pesco a streamer. Però non è solo questa la visione della pesca mosca. La visione della pesca mosca a 360 gradi io la intendo sia dal punto di vista tecnico, ma ambientale, per cui la pesca mosca, io come pescatore a mosca mi sento in dovere a volte di poter fare qualcosa per l'ambiente, o se non di poter fare, poter dare una mano se c'è bisogno, o anche solo andare ad assistere a delle serate tenute da un ittiologo che mi informa sulle nuove normative, su queste nuove leggi, sui lavori che sono stati fatti, sulla possibilità che c'è di migliorare i nostri ambienti di pesca, su come poter, non so, anche solo pulire 100 metri di fiume. Io, ad esempio, quando vado a pescare, il più delle volte vengo a casa con il guadino pieno di plastica. Però lo dico, non sono io l'unico, anzi, fortunatamente ne vedo tanti ultimamente che portano via dal posto di pesca le plastiche o le cartacce. È una cosa che a me fa piacere. Cioè, io sul mio giubbino di pesca adesso
ce l'ho qua dietro, non si vede, ma io ho sempre il mio raccoglifilo. Questo perché ho sempre il posacenere. Io fumo, ho sempre il posacenere nel taschino del giubbotto. Per cui mi dico, questa è anche pesca mosca a 360 gradi. Pesca mosca a 360 gradi vuol dire ampliare le mie conoscenze nel mondo della costruzione o divulgare le conoscenze che ho. Per me la pesca mosca è tutto. Che può partire da, non so, anche solo dalla mattina quando vado sul fiume, alla sera quando torno a casa che faccio i miei resoconti e che magari sono stanco e dico, beh, ho avuto un rifiuto su quella mosca, adesso provo a costruirla così, magari poi la prossima volta la provo fatta così. Per cui dietro c'è anche, diciamo, un uso del cervello, cioè non è che pesco a mosca solo Certo. perché apro il computer, guardo due filmati su YouTube e poi vado a pescare o vado a costruire. La pesca mosca a 360 gradi, secondo me, è questa. Spero Bene, no, sono contento che perché mi questa qua, abbiate capito. questa è una risposta, diciamo che in questo periodo qua e soprattutto oggi, cioè, fa ben capire come la gente dovrebbe comportarsi. Comunque, tutti noi, credo che tutti quelli che sono qua in questa serata, chi più o chi meno, un occhio all'ambiente ce l'ha. Comunque, anche, voglio dire, anche oggi stanno succedendo delle cose che comunque non è questo il luogo per dirlo. Comunque, sono cose che danno fastidio e chiaramente non è che fanno piacere a noi PAM. Va bene, comunque dai, andiamo avanti. Tu sei il presidente del LIFTA e vengo subito di cattivo. Cosa significa per te LIFTA? Per me LIFTA vuol dire tanto, indipendentemente che vuol dire essere presidente di un grande gruppo di amici. Per me LIFTA vuol dire tanto perché diciamo che da quando è iniziato il tutto è che adesso sono 15 anni che sono presidente, per cui se non avessi creduto in questa associazione o anche solo nei soci o nei collaboratori più stretti che ho all'interno del LIFTA, sicuramente avrei mollato prima. Non ho sicuramente tenuto la carica di presidente per andare in giro a dire io sono presidente del LIFTA. Questo non me ne è mai fregato nulla, anzi, chi mi conosce, specialmente i soci o il direttivo IFTA, sa che io ogni quadriennio dove siamo di missionari, dico sempre ragazzi, se qualcuno vuol fare il presidente, può iniziare anche da domani, perché vi posso dire che è un gran lavoro l'IFTA. Il nostro impegno, noi, a parte che siamo un'associazione culturale, e questo già mi riempie di orgoglio, perché comunque non vuol dire solo andare in giro a costruire quattro mosche, cioè vuol dire cercare di formare anche delle persone che siano in grado di poter fare dei corsi, perché comunque fare i corsi di costruzione lo possono fare tutti e ci mancherebbe altro, non lo metto in dubbio, però come tutte le cose, per fare un corso di costruzione bisogna essere minimo un buon oratore. Essere un buon conoscitore anche di un po' di storia e aver conosciuto la pesca mosca non solo su internet, ma per mia fortuna io l'ho conosciuta anche sui libri. E adesso devo dire che sono molto contento di vedere parecchi giovani che si stanno riavvicinando alla lettura dei libri, ma non perché internet è il diavolo e i libri sono l'acqua santa, il paradiso, no, ci mancherebbe altro. Però il profumo della carta è un'altra cosa. Poi io sarò un po' retorico, sarò un vecchietto, perché poi comunque a 60 anni, sicuramente quando ho iniziato internet era veramente neanche agli albori, e
non c'era nulla, cioè se te andavi su internet e cercavi una mosca, a malapena ti poteva uscire la foto di una copertina La di un mosca della... libro. No, ti poteva uscire la copertina di un libro e dove ti diceva che se volevi comprare quel libro lo trovavi lì. Adesso è tutto molto più facile, è anche tutto molto più rischioso. Certo. Però, torno a ripetere, per me l'IFTA è tanto, siamo un bellissimo gruppo di amici, ci sentiamo regolarmente, purtroppo questa pandemia ci ha tagliato le ali, ma come ha fatto a tutti, d'altronde è normale. C'è chi purtroppo L'associazione, ha perso comunque, vi il lavoro. dico, l'associazione, oltre che essere un gruppo di amici, noi ci impegniamo a fare tante cose. Cioè, poi l'IFTA, non so se sapete, ma nasce da un'idea su PIPAM di Agostino Roncallo. Si parla del 2003, non è che si parla già di un po' di anni fa. E poi quest'idea qua, diciamo che è stata trasformata in concreto nel 2006 a Reggio Emilia, dove c'erano, non mi ricordo più se 7 o 8, io purtroppo non ero presente per un problema familiare, ma ero anch'io socio fondatore e mi ricordo che mi aveva telefonato Gigi Pironi chiedendomi se mi andava bene fare il provibiro per l'associazione. Per cui io ho detto, guarda, provibiro di solito lo fanno gli anziani, ma visto che l'associazione è appena nata, è giusto che ci sia anche questa carica. Difatti avevo accettato. Poi da lì, da quando è nata, purtroppo non è riuscita a decollare. Diciamo che nell'arco di un anno si è risgretolata completamente. E ad una fiera di, se non erro, spero di non errare, di Vicenza nel 2007. Ci siamo incontrati con un po' di ragazzi di Roma, c'era Pierangelo, c'era Sandro Mandrini, ci siamo trovati e mi ha detto scusate, perché non provare a rimettere in piedi l'IFTA, che era praticamente un anno che era ferma, da quando Gigi Pironi aveva dato le dimissioni come presidente. E abbiamo provato a ricostituirla, abbiamo costituito, abbiamo fatto, diciamo, un nuovo statuto, è stato depositato lo statuto e da lì abbiamo iniziato questa grande avventura che per me è ancora presente, nel senso che non è ancora finita, continua ad essere una bella avventura. Siamo arrivati ad avere più di 50 soci. Poi, per carità, ci sono i soci che ci credono, ci sono i soci che hanno utilizzato l'IFTA anche per cose personali, perché come vi ho detto, io le cose le dico in faccia, per cui ci sono soci che hanno fatto la tessera per un anno, due, tre, per poter mettere sul loro curriculum che sono dei soci dell'IFTA, per avere magari la sponsorizzazione di un brand, perché il brand gli richiedeva un curriculum che al momento lui aveva scarso. Poi magari dopo un paio d'anni, o addirittura l'anno stesso, non si è mai più visto, non ha mai partecipato a nulla, e una volta che ha ottenuto i suoi sponsor, IFTA non esiste più. Per cui vi dico, ci sono stati anche questi personaggi. Ci sono personaggi che si sono avvicinati, che poi non hanno riuscito a legare, per cui dopo 3 o 4 anni non hanno più fatto la tessera. Abbiamo personaggi che fanno la tessera da 10 anni solo perché sono dei simpatizzanti, ma loro magari costruiscono poco o non costruiscono. Per cui l'IFTA è aperta a tutti e, come dico, io non ho mai messo dei veti a chi fa la tessera dell'IFTA, anzi, sarei contento che la facessero in molti e che molti però avessero anche voglia di dire, bene, Massimo, se c'è una fiera, io sono presente, vengo e faccio 2 ore al morsetto. E queste cose purtroppo sono sempre più rare, perché comunque io capisco che gli impegni, o addirittura andare a una fiera diventa pesante. Un conto è se ci vai da visitatore, che magari dici parto con gli amici al mattino, alla sera sono a casa, o addirittura faccio 2 ore e me ne vado via, oppure devo stare 2 giorni in fiera, per cui comporta spese, albergo, cene, pranzi,
Per cui l'impegno comunque c'è, non è una cosa così facile. Oppure organizzare un corso di costruzione, il che vuol dire impegnare e togliere tempo alla tua famiglia, alla tua passione di pesca, a tante cose, anche al lavoro. Perché se fai un corso di costruzione come noi abbiamo organizzato, magari sono 5-6 incontri dove per poter avere gente, magari sei gente da fuori invece che fare le serate che durano solo 2 ore, tipo quelle di un club, il corso lo fai di sabato pomeriggio, per cui di tempo te ne impegni tanto. Devo dire che noi ne abbiamo fatti e sono venuti anche bene. Però IFTA per me è tanto e continua a esserlo nonostante io abbia i miei impegni sia familiari che di lavoro, impegni con le riviste, impegni con le fiere, con tutto, cioè, però IFTA comunque è sempre presente. E niente, più di così non vorrei annoiare nessuno. Cioè. No, è Comunque stato parlo anche di IFTA piacevole. come di un amore, nel senso che Certo, ci credo bello. ancora adesso, nonostante siano passati tanti anni. Allora, io questa domanda qua la salterei perché prima ci hai parlato direttamente tu a quanti anni ti sei avvicinato alla PAM e ci hai detto più o meno che sono una trentina d'anni. Quello che ti ha colpito di più ce l'hai detto perché comunque ti ha colpito di più il fatto costruttivo, diciamo, ti sei subito innamorato della costruzione. Però secondo te quanto da 1 a 10 il lancio tecnico? Allora, lancio tecnico inteso come lancio in Lancio, pesca, non lancio sul prato. lancio di pesca. Ok. Da 1 a 10, Cosa? allora, da 1 a 10 lancio tecnico, vi posso dire 10. Non posso dirvi 5, perché no, non avrebbe senso, cioè direi un'eresia. Lancio tecnico in tutte le tecniche, che sia mosca secca, mosca ninfa, poi l'emergente, tutte le tecniche hanno bisogno di che sia anche il froller in lago per capirci, cioè di tecniche ce ne Certo. sono tante. Se te non sei un tecnico e non sai, non dico di essere un super tecnico, sto parlando di uno che comunque deve saper lanciare. Non potrei mai pescare a mosca, cioè per capirci il flick e flock non ti può Però bastare. guarda, su Inizi da questo lì, inizi da lì, però devi comunque approfondire, perché se sei un vero pescatore, ti troverai sempre in condizioni dove magari quei 2 lanci che sai fare non ti bastano e per cui dovrai approfondire, andare a fare altri tipi di lanci e affinare la tecnica sicuramente, per cui il lancio tecnico secondo me a 10. 10, perfetto. Quale tecnica di pesca ami di più, voglio dire, cioè, non avere pregiudizi, cioè, so che sei diretto, per cui non è, non mio, non è, noi di pesca secca non ci offendiamo. Allora, no, assolutamente non vorrei offendere nessuno, ma ci mancherebbe Assolutamente. altro. Allora, quello che vi posso dire è che vuol dire molto anche la posizione geografica di una persona per quanto riguarda le tecniche che uno predilige, vuol dire molto il tempo che ha di andare a pescare e in che tempi. Perché io purtroppo non ho tantissimo tempo per andare a pesca. E quando vado a pesca parto la mattina magari alle 5 e torno la sera alle 9, alle 10. Mi è capitato di arrivare anche a mezzanotte. Per cui nell'ambito di quella giornata io personalmente pesco da Al pescatore 360. dove si ciba il pesce, cioè nel senso che se quel giorno lì io arrivo, non ci sono bollate, non c'è nulla, il pesce si ciba ninfa, io sono sincero, io pesco ninfa. L'attimo che, e qui poi mi posso allacciare al discorso delle gare per farvi capire che comunque sono cambiate le cose. Nell'attimo che cambiano gli orari, che ho la possibilità di vedere delle bollate,
ci tiro molto volentieri. Cambio anche la canna, cambio. A volte sono in situazioni dove non ho dietro l'altra canna, mi allungo il tip, mi allungo il finale o mi cambio il mulinello. Cioè, vado sicuramente nelle condizioni di poter pescare a secca. Oppure devo pescare sulle emergentine a scendere, mi faccio sul fiume, mi rifaccio il finale, vado a scendere con il trenino delle emergentine. Cioè, vi dico, qui diciamo si rifà la mia visione della pesca a mosca a 360 gradi. Cioè, osservo comunque il torrente, non è che vado a pesca con gli occhi chiusi e dico, boh, oggi Assolutamente. sono andato a ninfa, pesco a ninfa tutto il giorno, pazienza. No, non è così. A me piace osservare il fiume e dopo che l'ho osservato pesco. Non sono un grandissimo campione. È una domanda retorica che faccio a tutti. Comunque, cioè, voglio dire, cioè, io interpreto la pesca, diciamo, in maniera più talebana di te, per cui abbi pazienza. Io quando vado a prendere, piuttosto pesco, non pesco, lancio tutto il giorno come un ossesso, miglioro il lancio perché cerco di curare di più la mia tecnica, però pesco a secco. Però questo è è personale, come E io ti potrebbe essere. dico, Però io ti ammiro, io ti ammiro. vado al mare e adesso mi sto affezionando, mi sto allargando in quel senso lì, mi piacerebbe imparare a pescare al mare, perché comunque c'è una pesca che mi sta prendendo. Io la vedo fare, dico, cioè, voglio dire, anch'io ho il rovescio della mia medaglia, è quello lì. Tieni presente che io arrivo dallo spinning, Ah, per sì, cui signori. il mio presidente era come si chiama? Renzo Della Valle, per cui ti ho detto tutto. Vabbè, comunque, al di là di questo, l'ultima domanda, che io ti ringrazio per la tua gentile, che mi hai detto, mi ti ammiro. Uno è già tornato a casa. Ti faccio Due. l'ultima domanda. Cosa ne pensi del nostro gruppo? È mio perché ha detto i Oh, fumi. Tighi, scusate, ma sento delle voci in sottofondo di gente che Sì, sta parlando, è non so. questo. Poi? E le cane? È un più buro. Sinceramente, Quello lì, aspetta quello che... lì, umano lì, Ecco. sì. Quello Allora, grosso. mi No, sembra che no, stia quello lì, parlando, Gilli. per cortesia, chi sta Basta, parlando spenga il potete andare anche microfono. a casa. Sì, se vai un venerdì, Carlo. Tu vieni venerdì. Ok, Va bene. è lo Ciao, Svaldo grazie. dopo. Osvaldo, ci senti Osvaldo? Ciao Osvaldo. No, basta, finito. Forse ha finito. Allora, poi adesso ti faccio le domande dedicate alla costruzione. Bravo. Quindi, da che parte inizi? Normalmente, parlando di secca in questo caso, parti Allora, dalle code o senti, prima visto che di avevi fatto una cimera, domanda, poi ero eh? mi ero stato interrotto. Allora, del Aspetta, qui gruppo, sbatto lì una roba, poi innanzitutto, torno prima dell'altra. io non, sul gruppo non esprimo i giudizi, Scusami. ma non perché non voglio esprimerli, perché comunque è una pagina che seguo e mi piace seguirla. Mi avete introdotto e io, come vedete, non mi sono rifiutato, anzi. Perché torno a ripetere, da tutto io traggo sempre insegnamento e qualsiasi pagina, anche in qualsiasi gruppo che mi posta una mosca, io la vado a vedere nei minimi Sai cosa c'è particolari. dentro qui? Cerco comunque di trarre tutto il meglio possibile da qualsiasi gruppo. E nel vostro devo dire che non ho nessun problema, anzi, lo seguo molto volentieri. Magari ecco, non interagisco molto, ma questo perché. Non ho tempo materiale, nel senso che ho già il gruppo IFTA che ha una cosa come 3.000 associati, lo devo seguire come amministratore, poi adesso con le iscrizioni libere è diventato un po' più un caos, devi andare a seguire chi si iscrive, e per cui devi fare, già seguendo quello mi porto via una buona fetta, però quando mi arrivano le notifiche oppure la sera che ho un po' di tempo vado a vedere anche il vostro gruppo e
Anzi, ripeto, non interagisco molto, ma sono presente, nel senso che mi piace leggere i vostri commenti, le vostre conversazioni, per cui ne devo dire bene. Poi, giustamente, come vi ho detto all'inizio, il gruppo si intitola Io Pesca Secca, per cui so già che quando vado a leggere lì sopra si parla di pesca secca e va Benissimo, benissimo, perché anche quella, grazie. come tutte, anzi, è la prima, perché la pesca mosca. La No, pesca vabbè, secca. comunque diciamo che in questi ultimi anni sta diventando veramente difficile perché gli insetti sono sempre meno, boh, non si Lo capisce so, come però mai. purtroppo lì si va in un discorso molto complesso, farsi Infatti, qua dovremmo far dall'ambiente. intervenire Roberto Brenda, perché secondo me lui come... Che si intende molto in entomologia, Sì, ha aiutato Roberto. moltissimo il nostro gruppo. Io Roberto Io devo... comunque molto spesso lo interpello anche per magari se ho una foto o un dubbio, addirittura anche un amico mi chiede: Massimo, secondo te che insetto è? Io magari lo individuo, però per sicurezza mando sempre una foto a Roberto e lui, come da persona Anche io. molto, molto gentile, mi risponde sempre, anzi è un grande amico. Purtroppo la Infatti, distanza non ci fa vedere spesso, però devo dire che è un grande amico. E questa sera invece, qua per con quanto noi. riguarda la costruzione, mi hai chiesto da dove Allora, inizio a costruire la da mosca. dove inizi? Se, cioè, parliamo qua di un'effimera, perché parliamo di una mosca con la coda. Quindi, se parti dalle code, o sempre o quasi, o dai la presenza particolare tecnica. Allora, vi dico, la norma è quella di partire dalle code, poi ci sono dei montaggi, ad esempio il montaggio DeVo, dove ti fa partire dalla testa, per cui giustamente io parto dalla testa, faccio prima la testina, poi vado indietro e inizio a costruirmi la mosca. Diciamo che al 95-98% parto sempre dalle code a montare una mosca. E poi anche lì, io sono un po' precisino, anche le mie mosche, quelle da pesca, cerco di farle tutte uguali, controllo sempre le misure delle code, diciamo sono un po' precisino in queste cose, però sì, parto quasi sempre dalla coda. Tecniche particolari, essendo un grande appassionato di costruzione, costruisco tutto. Dalle mosche da mare alle mosche secche, alle ninfe, agli streamer, per i lucci, per le trote, mosche da temolo, cioè veramente la costruzione la vedo ai popper, adesso per farvi degli esempi. Questo lo faccio sia per bagaglio culturale, che comunque mi sembra molto corretto anche verso la mia persona, cioè se io mi reputo un fly tyer, diciamo abbastanza completo e grazie anche alla conoscenza che ho di diversi tipi di costruzione, non mi fossilizzo su un tipo di costruzione. È anche vero che sono molto amante del montaggio in asola e dei materiali naturali, per cui uso molto il montaggio in asola, e, anzi cerco di utilizzarlo magari anche in dressing dove la classicità non ti richiede il montaggio in asola, però io magari ci provo e con questo, torno a ripetere, una volta che ho finito la mosca, sicuramente non la posto, cioè o se la posto non vado a postarla dicendo ho inventato, perché non si inventa più nulla, cioè a me è già successo a volte anche di ragazzi giovani che magari gli fai un corso e ti dicono: no, ho inventato questa mosca così. Te magari vai a prendere un libro di 60 anni, 70 anni prima, gli fai vedere quella mosca, lui può solo che diventare rossa e dire: beh, è colpa mia, non ho letto oppure non mi sono informato. Certo, Poi torno a sì. ripetere: io ho una visione molto aperta anche sulla costruzione. Molti altri costruttori, adesso qui ad esempio c'è Pierangelo, con il quale siamo non amici di più. Lui, ad esempio, è un grandissimo costruttore di montaggio in asola usando
e li Conosco devo benissimo anche lui. comprati. Ed è uno specialista su quello. È un L'ho po' visto all'opera. è un costruttore pigro perché non vuole imparare altri tipi di costruzione, però è fatto così, ognuno ha le sue passioni, giustamente. E come chi pesca sulla secca, lui Esatto. costruisce solo determinati tipi di mosche, ma questo non è che fa di lui un costruttore, diciamo, non completo o non buono. Assolutamente. Lui Ognuno ha le sue passioni. A me piace saper costruire di tutto, ma per una mia curiosità personale. Poi certo. sicuramente ci sarà la mosca che prediligo o i tipi di montaggio che prediligo, però questa è la mia idea e per essere completi bisogna saper costruire tutto. Indubbiamente. Allora, ma una domanda che faccio a tutti, questo comunque al di là di quelle che ti ho fatto prima, nelle tue mosche qual è il tuo biglietto da visita? Cioè, hai un qualcosa che ti differenzia da altri? Voglio dire, cioè, so che tu cioè, sicuramente avrai qualcosa che una piccola differenza. Voglio Allora, dire, o il tuo difetto. sinceramente vi posso dire una cosa, che costruendo tutto e di tutto e copiando anche di tutto, perché poi alla fine, cioè al giorno d'oggi, se io voglio fare una mosca e voglio fare, non so, un montaggio devo, cioè devo andare a copiare una devo, non è che me la devo inventare, anzi, devo eseguire i Certo. passaggi costruttivi nel miglior modo possibile. Per cui, allora, il mio biglietto da visita, diciamo che è una mosca, ma non per chissà cosa, perché io quando vado nei club mi viene chiesta spesso, 10 anni fa è stata presentata su Sky e diciamo ha fatto il giro d'Italia e ho visto molti costruttori che l'hanno copiata, l'hanno modificata e questo mi ha fatto solo piacere. Addirittura qualcuno molto corretto l'ha postata su Facebook dicendo che il dressing l'aveva copiato da me. Cioè, poi torno a ripetere: non esiste l'assolutismo. Sicuramente qualcuno prima di te ha fatto quello che hai fatto te adesso, al giorno d'oggi. È la Stonefly, questa me la chiedono dappertutto, cioè in tutti i club dove vado, la Stonefly, quella con le ali in quill de canari incollato. E diciamo è la mosca che mi ha caratterizzato un po', cioè nel senso che è la mosca, torno a ripetere, che tutto dove vado me la chiedono. Addirittura ero stato invitato, poi purtroppo per motivi familiari non ero potuto andare a New York a presenziare all'experience che fanno tutti gli anni, adesso poi con il Covid non l'ha più fatto. Grazie all'amico Piero Sistino ero stato invitato e mi avevano chiesto un 40 minuti di stage da fare al pubblico presente. Lì non si parla di 50-40 persone di un club. Lì, quando vai a costruire una mosca, davanti a te hai 400 pescatori a mosca che ti guardano. E avevo preparato, poi ripeto, non sono potuto andare, la Stonefly. Questo perché comunque la ritengo una delle mosche che faccio più spesso e che non utilizzo più spesso, e questo lo devo dire sinceramente. La utilizzo nei periodi giusti, lei funziona, però ultimamente mi sono trovato spesso e volentieri ad utilizzare altre mosche che non è la Stonefly, che magari mi ha reso di più. Però Certo. la mia Stonefly continuo a farla rigorosamente con il 95% di materiali naturali. E poi chi mi ha già visto costruire l'ha già vista fare, sapete più o meno come. Anzi, se vi fa piacere, quando farò la diretta, ve la faccio anche a voi. Sicuramente ci teniamo. Io non me la ricordo più perché quando venisti al club, È una delle prime che ho sì, fatto. Esatto. infatti, quando le facevo, devo andare a vedere la registrazione, dovrò chiedere
chiedere all'amico Giancarlo di farmi riavere le registrazioni. Comunque andiamo avanti. Ardiglione o Barbles? Ah, Cioè tu, allora, quasi, io perché costruisco. Roncallo, scusami, ti Prego. dico, cioè, ti fermo un secondo perché Roncallo, per esempio, è uno che dice io costruisco la mosca classica così, cioè, ecco, spiegami una volta per tutte per quale ragione bisogna interpretare questo tipo di mentalità. Che noi che peschiamo, che andiamo a pescare sui fiumi, magari non abbiamo, per i giovani, voglio dire, anche per i ragazzi che si avvicinano alla pesca, spiegaci per quale ragione, Ardiglione o Barbless. Allora, ti dico, indipendentemente dall'attività agonistica che svolgo, per cui assolutamente tutto barbless, addirittura da noi la federazione ha vietato anche l'amo con l'ardiglione schiacciato, per cui deve essere barbless di fabbrica. Ok. E le mie mosche. Stavo guardando Split, quadrilocale con giardino, pieno Allora. terra e tutto, a parte, vabbè, bagno marrone, che non si può vedere. Ma chi è Mica, questo? c'è camera da letto, letto matrimoniale di fianco camino. Speriamo che non esca qualcosa di strano qua. Può essere che Veramente. diventa interessante qui del letto. Di fianco camino. Diventa, si fa. Chi dorme di fianco camino Non è soprattutto. che. Giuro, giuro Massimo, mi Marcello, ma sei andato su YouTube? piace, stasera Che sono in succede, Marcello? ritardo. No, vabbè, a parte Va gli inconvenienti. Ti bene. dicevo, allora, Va bene. io costruisco il 99% delle mie mosche barbless. Avrò nella mia, diciamo, cassetta degli ami qualcosa come 8, 9, 10.000 ami. Adesso non lo so perché di quei 10.000 ce ne sono 9.800 barbless. Indipendentemente da questo, arrivo alla domanda che mi hai fatto e ho capito, spero di aver capito cosa vuoi sapere riguardo all'amo con l'ardiglione, perché molti costruttori di mosche classiche usano ami con ardiglione. Allora, l'amo con ardiglione viene utilizzato dal fly tire per riprodurre la mosca al 100% come era nata. Anzi, c'è una ricerca dell'amo storico, si va a ricercare i vecchi Mustad, si vanno a ricercare. Per cui non è che chi costruisce la mosca con l'ardiglione poi la va a utilizzare sul fiume, sia ben chiaro. Anzi, io conosco molti costruttori che, giustamente, per farti la mosca come è nata, vanno a riprenderti l'amo, addirittura tornano indietro di 50 anni, hanno speso delle fortune per avere quegli ami e si utilizza l'amo con ardiglione. Poi da lì all'utilizzarlo in fiume, per i costruttori che conosco io, ce ne passa. Ti posso dire anche un'altra cosa, visto che ultimamente per obbligo ho cambiato lavoro e Villetta penso che schiera, di voi molti lo sanno, tre bagni, lavoro con sviluppo su quattro livelli. Sì, con vabbè. Alpi Fly Fishing, vi C'è posso dire ascensore. che moltissimi pescatori, specialmente chi pesca secca, ma ve lo dico spassionatamente, non per fare un appunto, mi chiedono ami con ardiglione. Cioè io ne vendo ancora tantissimi ami con ardiglione. E Perché parlando costano anche, meno. ma non penso sia una questione di costi, perché alla fine io ti dico, vendo per non fare marche, comunque degli ami giapponesi dove ho la versione sia barbless che con l'ardiglione, sono ami prettamente da secca, costano uguali e niente, vogliono l'ardiglione perché dicono, ah, io. Per cui vi dico, barbless sempre per quello che mi riguarda. Sì. Purtroppo non è così per ancora molti pescatori a mosca. Purtroppo non è così. Questo lo so, l'ho visto con i miei occhi
E vi posso dire, forse per molti pescatori della vecchia generazione, perché la nuova generazione è molto attenta alla salvaguardia del pesce, a fare un catch and release, diciamo, giusto, Sono più corretto. motivati, sono più E motivati, Gio. forse sì, e forse anche sono più informati su come è cambiato Sono più l'ambiente. informati, più motivati, vedono l'ambiente, cioè, tante cose le vedono, capiscono queste cose qua ed è giusto che prendano i pesci, perché una persona giovane ha bisogno di questo, di stimoli. Un pescatore ha bisogno di uno stimolo. La pesca è uno stimolo per pescare. L'ambiente va bene, ci sta, come hai detto Sicuramente tu, se ci andiamo a pesca è per prendere i certo. pesci. Oggi è venuta fuori una polemica su questa roba qua nel gruppo WhatsApp e sono veramente, veramente dispiaciuto di quello che è successo. Comunque, vabbè, non è qua la cosa, non è qua il momento in cui, non è questo il luogo, insomma. A quale personaggio invece ti sei ispirato all'inizio dei tuoi dressing? A un noto fly tying italiano oppure estero? Fly tire, non fly tying. Forse. Fly Tiger, scusami. Allora, sinceramente, non mi sono mai ispirato a nessuno. Però all'inizio, quando ho iniziato a costruire, avendo una forte passione per i materiali naturali, ho fatto un corso con Gigi Pironi. E vi posso dire che i suoi montaggi mi piacevano molto. Lui allora aveva già fatto un sacco di pubblicazioni, sia nei libri che riviste, addirittura su un'enciclopedia Mousse de Pêche, non so se l'avete mai visto, è un'enciclopedia francese. E ci sono i suoi dressing e lui prediligeva i materiali naturali, per cui mi sono molto ispirato ai suoi dressing. Poi nell'arco degli anni sono diventato, ho conosciuto Francesco Palù e ho avuto la fortuna di starci insieme anche diverso tempo e mi hanno anche affascinato i suoi montaggi. Li ho anche copiati. Lui addirittura, questo è un aneddoto che mi fa sempre sorridere quando lo racconto. Quando gli sono state dedicate le 2 giornate di pesca in Austria a Francesco, io ero su presente, noi come IFTA l'abbiamo premiato e l'abbiamo fatto socio onorario dell'IFTA con una targa. Lui ne era rimasto contentissimo e aveva fatto delle stampe dove c'era lui con scritto il Palù Dei, tutto rozzeghe. Mi ha fatto una dedica sopra a questo poster dove ha scritto Massimo Ginanneschi, lo conosco poco, ma è un grande copiatore delle mosche di Palù. E mi aveva fatto sorridere veramente molto, anche perché poi con Francesco ci siamo rivisti spesse volte, lui era spesso in Austria, io andavo su anche con la famiglia, cioè era un personaggio molto particolare. E devo dire che ci sentivamo anche molto spesso, almeno una volta ogni 20 giorni. Se non chiamavo io, chiamava lui, chiedeva come sta la famiglia, un gran personaggio. Però devo dire, non mi sono mai ispirato ad un costruttore solo. Mentre nei costruttori stranieri, diciamo contemporanei, ammiro molto come costruisce Barry Holt-Clark, un inglese. Tra l'altro ha fatto delle pubblicazioni, ha fatto un bellissimo libro recentemente per farvi capire chi è. Lui è un fotografo professionista, oltre che un grande fly tyer, e ha fatto tutte le foto del libro nuovo di Petit Jean, se l'avete visto. È lui il Non dico no. fotografo. Ed è un grandissimo, grandissimo personaggio, un grande costruttore, tra l'altro anche un amico. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, di costruirci assieme. Per cui sì, diciamo che a me piace conoscere un po' tutti i costruttori, non mi sono mai
affezionato, diciamo, o non ho mai spudoratamente copiato solo un costruttore, cioè nel senso che ogni costruttore ha la sua caratteristica e a me piace imparare le caratteristiche un po' di ognuno, ecco, per capirci. Però non mi sono mai ispirato. Quello che vi posso dire è che, essendo un amante dei materiali naturali, sicuramente costruttori che li utilizzano molto, e ai suoi tempi c'era Gigi Pironi, a lui mi sono ispirato molto, ecco, tutto qua. Questo è interessante. Allora, ma come Fly Tiger, chi consiglieresti come istruttore tranne te? Ne consiglierei tanti, nel senso che c'è molta gente brava, in Italia comunque ci sono molti fly tier capaci, anche molto capaci. Devo dire anche giovani, anche se si sono fatti, diciamo, in modo diverso dal nostro, intendo nostro come generazione. Adesso c'è la prova delle scuole dopo. Il discorso non so, allora nomi non ne voglio fare perché sicuramente dimenticherei qualcuno e la cosa mi dispiacerebbe. Quello che vi posso dire, che però io ho visto molti corsi di costruzione fatti anche da amici miei e da tutto, per fare i corsi di costruzione le serate non tutti sono all'altezza, ma non per chissà che cosa, perché magari sono presi dall'emozione o il modo che hanno di costruire è ottimo, però nell'orazione non riescono a spiegare quello che fanno, e per cui è molto difficile insegnare. Stesso problema che hanno gli istruttori di lancio. Esatto. Sono molto bravi, però non sei capace di spiegare cosa. Per cui devo dire che insegnare a costruire possono farlo in tanti, ma non tutti sono veramente all'altezza. Ecco, non voglio fare nomi, ma non per chissà cosa, perché sicuramente, torno a ripetere, ne dimenticherei qualcuno. Certo. Cosa pensi di coloro che si improvvisano fly tire? Cioè, la serie adesso ne vediamo tante sui web, specialmente cose stranissime, tra l'altro, cose che magari dici, ma come, onestamente, come fai a postare una cosa così? E qua mi fermo perché comunque andrei in polemica anche con me stesso, perché io non è che sia il meglio, voglio dire. No, allora, ti dico, io dei fly tire, allora, di chi posta l'impossibile, sinceramente non li giudico. Ho una mia idea personale sui giovani fly tire che si sono fatti grazie a internet, grazie a YouTube. Poi, per carità, ci sono molti giovani che oltre a YouTube si sono dati da fare e veramente stanno studiando, stanno cercando di fare e hanno degli ottimi risultati. Torno a ripetere, la mia generazione arriva dalla gavetta e la gavetta per un fly tire, per essere conosciuto, almeno quando ho iniziato io, era questa. Di solito si iniziava dai libri, ce n'era ancora molto pochi, per cui a volte te li facevi prestare, non riuscivi a reperirli. Poi da lì ti avvicinavi al mondo delle gare di costruzione, magari facevi qualche risultato, però si imparava anche lì, perché comunque le gare di costruzione erano sempre pure un confronto e potevi parlare, avevi modo di vedere altri montaggi, cose del genere. Per cui noi siamo nati, diciamo, dalla gavetta, e per arrivare dove siamo arrivati magari ci abbiamo messo, non so, 10 anni. Adesso un ragazzo bravo che sa lavorare molto bene con internet, sa lavorare molto bene con la telecamera, quello che ho fatto io in 10 anni te lo fa in 3 mesi. Certo. E diventa conosciuto, molto seguito, anche molto più di, diciamo, di me e di altri costruttori della mia generazione sui social.
Questo può essere un bene, ma sicuramente è un bene a metà, nel senso che purtroppo adesso le aziende, parlo di brand perché comunque stiamo, alla fine si va sempre a parare lì, molti giovani adesso hanno camicie con 3, 4, 5, 6 brand che devono portare in giro, magari alcuni solo perché gli mandano una busta con un po' di materiale, altri perché hanno firmato un contratto. E torno a ripetere, adesso è molto più facile. Certo. Logicamente non li accuso di quello che fanno, anzi, torno a ripetere, sono dei bravissimi costruttori e a volte sono anche invidioso di come sanno utilizzare internet, di come utilizzano la fotocamera, la telecamera, di come riescono ad avere, non so, 5.000 followers su Instagram. Io sarà, non so, è pochi anni che sono su Instagram, ma io ho 850 follower, cioè neanche forse. Per cui vi dico, loro invece sono, e i brand ricercano i giovani per questo motivo. E certo, li fanno pubblicità. Per fare la pubblicità. E certo. Per cui vi dico, io per arrivare ad un brand prestigioso, l'ultimo che ho acquisito, ci ho messo degli anni, ci ho messo anche del sudore, mi hanno fatto firmare un contratto. Parlando di brand prestigiosi, di solito le ditte serie fanno così, ti fanno firmare un contratto. E se te non adempi ad alcuni doveri, come l'hai firmato, loro hanno il potere di strappartelo. Mentre poi, torno a ripetere, ci sono delle piccole aziende che giustamente devono sopravvivere e fanno bene ad andare a cercare il giovane che sa lavorare bene su internet. Su questo non è da mettere in dubbio. E per cui non penso assolutamente male dei Flytire che postano molto, però penso male di alcune persone che non vedono l'ora che te posti una mosca che magari ti conoscono un po' tutti, sei, diciamo, famoso tra virgolette, perché è un termine che non mi piace utilizzare, te posti una mosca, non vedono l'ora che tu ne posti una con un piccolo errore o magari anche solo un'impostazione fotografica sbagliata ti può dare delle sensazioni diverse e ti tacciano di aver girato, di essere una mosca che non può assolutamente essere postata. A me è successo poco tempo fa, non so se qualcuno l'ha visto, su un parachute, dove uno mi ha assolutamente detto che era una mosca che era impresentabile, non si poteva fotografare e postare una mosca con un Eckel girata così male. Io ho risposto a modo mio, adesso non mi ricordo più cosa gli ho detto. Sinceramente, ho detto poi anche, cioè sicuramente aveva ragione, perché l'Eckel non era girata perfettamente, però da lì a dirti che era una mosca veramente incresciosa, no. Perché io con le mosche fatte così, se ci vado a pesca, i pesci ce li piglio, cioè, parliamoci chiaro. Poi, per carità, magari c'è il personaggio che dice, come te, sei un gran costruttore, posti queste mosche qua, da te non le accetto, e magari ti fanno questi commenti. Il brutto di essere conosciuto può essere anche quello, che a volte capita a tutti, di non essere in serata e magari di avere un obbligo con il brand che te devi pubblicare una mosca nuova e non hai tempo, la fai in 30 secondi, fai la foto, la posti e poi ti prendi ancora dei massacri da chi le visiona. Sì, no? Sì. Poi magari il brand ti manda la mail e ti dice, ah, grazie che hai postato anche questa. Per cui, torno a ripetere, giustamente, anzi, i giovani ben vengano, ce ne fossero tanti, ma anche solo Mosca, che sono sempre meno. Questo è un bel messaggio che mandi ai giovani, per cui cosa gli diresti? L'hai già detto, perché che è semplicissimo. Che ben vengano questi giovani, perché la PAM, non solo nella costruzione, anche nella pesca, ha bisogno di tanto dei giovani, perché stanno mancando. Abbiamo bisogno di giovani che vanno sui fiumi e cominciano a pescare. Abbiamo bisogno di questo per dire la nostra. Abbiamo bisogno dei giovani. I giovani sono il futuro.
il futuro. Secondo te l'attrezzatura, parliamo di costruzioni, quanto è importante nel vostro mondo? Allora, parlando di tools, ti devo dire, per me è molto importante, ma ti sta parlando uno che tutti i giorni al morsetto e magari all'anno ti fa davvero 5, 6, 7 mila mosche. Per cui se te hai l'attrezzatura corretta, farsi dal morsetto anche solo alla pinza gira Haeckel, lavori in modo diverso. Poi per iniziare, questo lo dico sempre anche ai corsi, non c'è bisogno di avere per forza gli attrezzi, non so, la pinza da gira Haeckel da 50-60 euro, o il bobinatore da 90, o il morsetto da 1000. L'unica cosa che dico sempre a tutti è che un attrezzo che per noi è fondamentale è il morsetto. Il morsetto, lasciamo stare l'estetica, la marca, deve avere una caratteristica. La pinza eccezionale. Per cui quando te compri un morsetto, indipendentemente dall'estetica, guarda la pinza che sia bella, che tenga e che non si usuri dopo poche mosche che fai. Quella è una spesa che consiglio a tutti di fare bene dalla prima, ma perché ci sono passato io. Io ho iniziato con un morsetto cinese e me lo ricorderò finché vivo, l'avevo pagato 11.000 lire, cioè era in lire, per cui 11.000 lire per me era già. Io forse 8. Ci ho fatto di tutto, mi sono fatto riaggiustare la pinza da amici che facevano, che trattavano l'acciaio, ho fatto di tutto con quel morsetto. Però adesso anche nei corsi ai giovani dico, bene, cercate di magari risparmiate sul bobinatore, risparmiate sulla pinza gira Haeckel, sull'annodatore, ma non cercate il risparmio sul morsetto, perché prima o poi dovrete ricomprarlo. Mentre se io ho un annodatore da 5 euro, mi fa la stessa funzione di quello da 30. Stessa cosa il bobinatore, purché non mi tagli il filo. Però al giorno d'oggi sono bobinatori a prezzi economici che vanno benissimo. Poi che la passione ti porti ad avere sempre il meglio è un altro discorso. Però sul morsetto direi, è un consiglio che do a tutti, di non lesinare magari. Per risparmiare 50 euro, poi ti ritrovi con una pinza o che si è deformata o che si è spezzato la punta. Sul morsetto sono sempre un po', diciamo così, esigente, mentre per tutto il resto è. Poi vi dico, io facendo tante mosche utilizzo comunque attrezzi di buona fattura, tutti, però fatti negli anni, sia ben chiaro. La stessa cosa vale per la pesca. Io quando un ragazzo inizia a pescare a mosca, di solito il ragazzo cosa fa? Tende a comprarsi il mulinello bello, figo, la canna deve essere di marca perché se no non riesce a pescare. E poi cosa fa? Va a risparmiarmi sugli ami e sul filo, che sono la cosa più essenziale per noi pescatori. Se io uso un filo che la prima ferrata si rompe, le mie soddisfazioni di pescatore sono finite. Se uso degli ami che si aprono, che si spuntano, non ha senso. Se invece mi compro una canna che non è da 1000 euro, ma costa 200, alla fine ci pesco lo stesso. Sì, È vero che le performance sono diverse, ma lì ci posso arrivare gradualmente. Ma sugli ami e sul filo non bisogna lesinare. Stessa cosa nella costruzione. Ci sono delle cose dove il risparmio ti porta poi, diciamo, a comprare due volte, mentre altri attrezzi puoi tranquillamente usare cose tranquille, diciamo di costo, di basso costo, ecco. Sì, cioè l'attrezzatura, questo è un buon esempio, cioè una buona idea per i giovani per Io se affrontare volete, comunque. scusa se ti interrompo, se volete vi faccio vedere Assolutamente. una novità. Così, ma giusto perché ce l'ho qua Assolutamente sì. davanti. Questa è una nuova pinza gira Haeckel, diciamo che non è la CF, la vedete? Sì, ok. Sì.
Testa snodata, sì. Testa snodata, diciamo molto simile alla CF, però è tutta italiana, è un prodotto della quale ha dato il suo apporto tecnico Eddie Donà, e la pinza è prodotta dalla P-Fly, la sto testando in questi giorni, anzi da domani ce l'ho in Alpifly, le vendiamo. E ecco, questa è una pinza alla quale ci credo molto, nel senso che io ho sempre usato dalla Cottarelli, quella nuova, alla CF, che è quella, penso che fino adesso è stato il top in assoluto per qualsiasi costruttore, però è una pinza che comunque costa 54-52 euro. Conosco. Questa, essendo tutta italiana, tecnologicamente molto valida e anche come materiali, viene 39 euro. Io questa snodata, non so se la conosci. Sì, sì. Ce l'ho da una vita e va benissimo. Ecco. E costava comunque un 35, 30 euro. Esatto. E quella, io sono fortunato. Questa qua, ti dico, costa 39 euro. E dà un prezzo, esatto, diciamo, accessibile. La lunghezza? Quant'è la lunghezza dell'asta? L'asta sarà 10, 15? No, sarà 8 centimetri. Ah, beh, allora come, più o meno come questa. Sarà 8 centimetri. Ma come questa, più o meno. Sì, più o meno sì. Quella lì è più fine. Questa qua è un bellissimo... Esatto. È una bella presa, una bella presa. Qui è una bella presa. Questa. E in più gioca molto bene questo snodo. Te tenendo fermo fai girare. Poi ha una molla in acciaio... Oh. Anche questa buona. Oh, beh, quella è bella però. E ti dico, quella lì io ad esempio ce l'ho, perché ne ho di materiale di costruzione, di attrezzi ne ho tantissimi. Quella lì ad esempio ce la utilizzi senza il gommino, non riesci a tenere. No, infatti gli ho messo il tubicino. Esatto, tubicino. Questa qua di nuova concezione non ha bisogno di nessun tubicino. E okay, cioè ve l'ho fatta vedere, ma solo perché è una cosa nuova. Bene, non perché bellissimo. La devo pubblicizzare, no, vabbè, sia ben chiaro. Ci mancherebbe. Per allora... cui sì, su certe cose non risparmiate, su altre si può risparmiare. Allora, volevo farti una domanda personale per noi secchisti, visto che tu sei molto esperto nella costruzione, e chiederti se è vero, cioè il gallo. Gallina, gallo, cioè gli Eccles, gallo, sì, gallo, gallina o gallo indiano? Allora, per intenderci, cioè, perché so che ci sono delle regole anche per quanto riguarda l'acqua, perché dicono che il gallo, quello moderno, non è come il gallo, come gli Eccles di gallo di 30 anni fa, è molto più fine. Ecco. Volevo una spiegazione. Allora, ti posso dire, questo ti dico sia, diciamo, la caratteristica che le opinioni poi anche personali. Allora, i galli di 30 anni fa erano galli che avevano delle Eccle con fibre molto lunghe. Poi la genetica molto lunghe, anche più rigide. Poi la genetica, giustamente andando avanti, ha fatto sì che i colli di gallo fossero con Eccle molto morbide, magari un po' più corte, però di altissima qualità. Allora, io ad esempio i galli indiani li uso ancora adesso, sempre parlando di galli indiani veri, roba vecchia, però non il gallo indiano, per capirci, quello che costa 5 euro, ci sono dei galli indiani che costano 20 euro, 18, e hanno una qualità di piuma superiore. Ad esempio, per fare alcune mosche io utilizzo il gallo indiano, perché nella piuma grossa devo fare delle code lunghe, alle fibre molto lunghe rispetto a un gallo genetico, cosa che, per ovviare a questa cosa, adesso uso molto anche il gallo pardo, perché fibre rigide e lunghe. La gallina la utilizzo solo in alcuni dressing dove mi servono delle soft tackle. Addirittura vi dico, io prediligo le effimere fatte
con la pelliccia di lepre, adesso mi salterete addosso, ma pelliccia di lepre, la lepre è un pelo che non assorbe, se voi lo ripulite bene, tenete proprio solo la pelliccia quella lunga, quando la mosca la ingrassate un pelino, vi dico che ha dei risultati eccezionali. Montato in asola? Montato in asola, sempre. Sempre in asola, perché purtroppo non hai altro modo per montarlo. Però vi posso dire che vi dà degli ottimi risultati, sia di movimento, di galleggiabilità. C'ho un corpo intero di lepre, di pelliccia di lepre. E di solito si usa la pelliccia della schiena perché è quella più lunga. Mi raccomando, ripulite molto bene il sottopelo, perché se c'è il sottopelo è quello che assorbe. Per cui prendete la pelliccia, ne tagliate un pezzo, la sfibrate bene con le dita. Quando avete proprio solo la pelliccia, la mettete in una pinzetta qualsiasi e la montate in asola. E lì fate dei collarini che veramente non bucano la tensione superficiale, perché il pelo è un po' riccio, per cui quando appoggia, appoggia molto delicata in acqua. Ma poi, tu, se non mi sbaglio, hai fatto una mosca, l'ho postata ieri sera sul gruppo, che è quella in pelliccia. È quella lì. Sì. Ah, bene, allora ho capito, adesso vado a vedermela dopo. È quella lì, sì. Se è in pelliccia è quella lì, perché io in pelliccia uso solo la lepre. Poi ti dico, in tempi non sospetti si utilizzava molto anche la foca, però adesso, a parte il discorso che è protetta, cerco per etica verso questo animale, cerco di non utilizzarla. Se ne ho alcune pezze di 30 anni fa, tra l'altro arrivate da pellicce di nonne, per cui non erano neanche pezze commercializzate. È un grandissimo materiale la foca, però sinceramente non me la sento oggi come oggi è meglio evitare, perché purtroppo sappiamo cosa sta succedendo. Poi, purtroppo, guarda, oggi, non voglio essere un moralista, sia ben chiaro. Vale la foca come vale il condor, come vale il fagiano. Esatto. Io ho dei pezzi di condor che li tengo custoditi, faccio tre mosche per i temoli, faccio solo tre mosche all'anno, e quelle lì le tengo nella mia bacheca. Poi guarda, c'è gente che so che ha... Questa piuma ha 50 anni. Questo è condor. Lo vedi che addirittura è mezzo mangiato, però questa qui la tengo come se fosse, sì, anche perché quando me l'hanno data era già così. Io la tengo come una reliquia e ci faccio 10 mosche l'anno. Io ho un pezzettino così che non ti faccio vedere, proprio un pezzetto così, e lo uso praticamente ogni fibra, faccio 3 moscerini e uso solo quello lì. Adesso in ottobre quel colore lì che va, faccio in ottobre. Ritorniamo a noi, guarda, il tema della serata, perché sennò guarda, è talmente bello parlare con te che non c'è neanche voglia di fare domande, perché sorge spontaneo, ti viene naturale essere naturale e chiederti le cose così, come tra amici, ecco. Ma nella siamo tua vita, lo so, come tra amici, come se fossimo lì, insomma, volevo dire, abbi pazienza, perché non sono abituato alle videoconferenze così, sono abituato, però vorrei magari qualche volta fare qualcosa di più bello, trovarci tutti assieme, perché so che anche tu stai organizzando delle cose belle, e so che ci sarai domenica 19, ci sarai lì alla festa del Piemonte. Esatto, domenica. E io spero di riuscire a venirti a trovare. Se qualcuno è vicino e ha voglia di venire, è a Robassomero, qui in provincia di Torino. È comodo, perché esci dalla tangenziale a Venaria, vai verso Lanzo, è il primo paese che trovi, a Robassomero.
Ci sarà questa manifestazione dove c'è gara di costruzione, gara di lancio, poi ci sarà dimostrazione di lancio tecnico con Massimo Pulze che presenterà, vabbè, farà vedere la Elf 77 e poi presenterà la nuova canna di Alpifly che è uscita a marzo e ha degli ottimi, ha avuto dei buoni, diciamo, giudizi da parte dei lanciatori in tecnica classica, per capire, tecnica veloce, okay, più che altro. Okay. Lancio... è una 6 coda 3, lancio veloce, che è la Carpe Diem. Più noi avremo un piccolo stand commerciale con Alpifly, dove porterò su parte un po' di novità, tipo queste pinzette o cose così. Poi farò vedere la nuova linea che noi abbiamo appoggiato, che sono gli scarponi della Andrew e i water della Hotfly, che sono degli ottimi prodotti. Ve lo dico da pescatore, non da commerciale, sia ben chiaro. No, li ho comprati anch'io quelli, mi sembra, se non mi sbaglio. Hanno dei costi, sì, un po' elevati, ma hanno delle garanzie molto... molto, e poi sono fatti in Italia, parliamoci chiaro. Io sono un amante del Made in Italy e lo promuovo quando posso, perché è ora che ci tiriamo sulle maniche, che facciamo ripartire questa economia in casa nostra. C'hai ragione, hai perfettamente ragione. Oltre a quello ci sono, vabbè, ci saranno altri impegni, che adesso ci saranno due fiere, la fiera di Vicenza che quest'anno sarà a novembre, dove parteciperemo come IFTA. Siete i primi a saperlo, nel senso che... Ma come sarà l'accesso? Allora, l'accesso sarà regolamentato da Green Pass. Green Pass sicuro. Per cui... E poi, vabbè, distanza sociale, sicuramente noi che costruiamo... Io ti dico, io sinceramente la mascherina me la tengo. Però non penso ci sia l'obbligo di tenere la mascherina, magari... ci sarà la possibilità che noi costruttori abbiamo delle protezioni in plexiglass davanti, questo però non te lo so ancora dire. Io pensavo più che altro un'eventuale prenotazione. Sicuramente sarai, i biglietti li faranno sia online che lì, ma sarai sicuramente tracciato, nel senso che loro hanno la tracciabilità di tutti nel caso di focolai o di cose del genere. Ci sarà comunque Vicenza a novembre, e poi ci sarà Verona a febbraio, che è tornata la vecchia fiera, sì, sì, dove c'era caccia, pesca, nautica. Certo, certo. Purtroppo Vicenza secondo me sarà un po' penalizzata, perché a novembre i commerciali non hanno novità da presentare, per cui non so quanti potranno presenziare la fiera. Sicuramente ci saranno, però non avrai le novità, perché i brand di solito ti danno il materiale tra dicembre e gennaio, per il, diciamo che la collezione 2022 te la spediscono entro dicembre. Qui a novembre difficilmente ci saranno le novità. Poi magari qualcuno è riuscito ad averle, questo non lo so. E poi abbiamo adesso una gara di costruzione in Austria, internazionale, il 16 di ottobre, da Gargantini. Noi andremo su, penso, in un numero, una quindicina. Io sono stato invitato come giudice insieme ad altri due giudici stranieri, che non so ancora chi sono, per cui avrò quell'appuntamento lì. E niente, poi spero di riuscire anche ad andare a pescare in mezzo a tutte queste cose. Vabbè, in Austria, beato te. Sì, in Austria sicuramente andrò, qualche tempo andrò a prendere. Sicuramente, me lo auguro. Speriamo. Ti faccio delle domande per termini, che poi andiamo a terminare. Ma nella tua vita cosa viene prima e cosa viene dopo? Cioè, per meglio dire, cosa hai rinunciato per diventare un tire di successo? Quale mosca preferisci costruire? Te ne faccio una che contengono tante, e facci vedere una collezione, una bacheca, qualcosa
delle tue mosche più a cui tieni di più. Ok, allora ti dico, partiamo dalla prima, adesso non me la ricordo già più. Allora, che cosa hai rinunciato per diventare un fly Beh, allora tyer ti di dico, successo? forse la prima era cosa viene al primo posto. Cosa viene al primo Allora, posto? Vabbè. al primo posto, parliamoci chiaro, se si parla di pesca mosca è una cosa, ma se si parla di vita, al primo posto viene la famiglia, sempre. Certamente. Poi c'è il lavoro e poi c'è la passione. A questa passione, per poter arrivare, non dico a certi livelli, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, il mio è un livello normalissimo, non sono né un super costruttore, diciamo, sono una persona a quale piace avere molta conoscenza delle cose, cerco di sfruttare il mio tempo libero il più possibile per dedicarmi alla mia passione. E ho rinunciato a tante cose, magari ho rinunciato la sera a guardarmi il film che mi piaceva per farmi 2 ore al morsetto, o il sabato invece che andare a pescare tutto il giorno, andavo a pescare mezza giornata e poi mezza giornata la passavo a studiare sui libri perché quando facevo le gare di costruzione mi sono studiato tomi di entomologia e dovrei farlo ancora adesso perché poi la memoria è un po' pecca quando arrivi a una certa età, per cui se certe cose diciamo che conosco magari la famiglia dell'insetto, ma non ti so riconoscere Beh, l'insetto chiaro. perfetto, però diciamo che per cui il tempo che ho dedicato alla costruzione è stato veramente tanto, ma di questo non, a volte purtroppo ho anche dovuto magari togliere un po' di tempo alla famiglia, questo non lo metto in dubbio. Al lavoro no, perché purtroppo è quello che ti dà da mangiare. Anche se a volte devo dire è successo che dovevo andare per forza a costruire in fiera, magari il venerdì, cioè lavoravi fino al giovedì a mezzanotte e poi il venerdì mattina partivi per andare in fiera e stare via 3 giorni. Sicuramente è un hobby e una passione che ti porta via tanto tempo per altre cose. Se hai Certo. tante passioni non riesce ad arrivare a certi livelli, ma non per altro, perché non riesce a dedicarci molte ore. Io costruisco almeno 6 giorni a settimana, che sia 10 minuti per fare una mosca al giorno, che sia 3 ore, 4 ore, perché a volte capita a tutti, vai al morsetto, fai una mosca, non hai la mano, dici, boh, stasera basta. Cioè, a me capita. Per cui vi dico, nonostante uno sia allenato, poi l'allenamento vuol dire molto, specialmente quando fai le stagioni nei club dove vai a fare parecchie serate, se non sei allenato a fare certi tipi di costruzione, magari che fai anche poco a casa. Cioè a me piace arrivare preparato in un club. Se trovo il socio del club che mi fa una domanda alla quale non so rispondere, mi arrabbio con me stesso, ma non perché lui mi ha fatto la domanda, ma mi arrabbio perché io non sono stato in grado di rispondergli. Poi, per carità, non siamo tutti Einstein, anzi, però giustamente se io vado a fare una serata in un club cerco di essere, diciamo, il più istruito possibile, cioè sia a costruire che anche a rispondere a domande magari difficili, che poi più delle volte te le fanno per metterti in difficoltà, ma questo è un altro discorso. Poi mi dicevi. Quale mosca preferisci costruire e perché? Io parlo in questo caso di secca e Logicamente. presumo che tu mi abbia già risposto prima, la tua Stonefly ha Sì, la mia parlato. Stonefly nei club. Per pescare io uso molto la parachute. Il parachute, sì. Per i miei problemi di vista, nel senso che sto Ah. invecchiando e non le vedo più. Guarda che Allora, io ormai. prediligo quel sistema, addirittura adesso mi faccio mosche, che ne so, anche solo una segge, prima me le facevo solo in pelo di cervo, adesso sopra il cervo uno spottino bianco glielo metto, ma perché non Anche le vedo? giallo. Non perché voglio fare la mosca figa, sono sincero, No, cioè, non lo vedo diciamo proprio. che adatto i miei metodi costruttivi per le mosche delle mie scatole Certo. anche alla mia vista, tutto, perché comunque È curioso anche questo, voglio dire, c'è cioè un aspetto curioso di un
di uno che costruisce tante mosche e alla fine dice: ma io per me però prediligo, cioè la mosca che vedo bene, come credo che sia per il 90% delle persone che sono qua, che hanno la nostra età, che credo che la mosca che vedi ti dà molte più chance che la mosca che non vedi, anche perché è così. Anche perché Comunque. parliamoci chiaro, se ti capita, adesso non capita più, ma se ti capita come alcune sere dove ci sono 8-9 bollate, te non sai dove, cioè presumi dove hai la mosca, ma non la vedi, cioè te ferri l'acqua, come dico io, cioè. Poi Tante per volte carità, a sì. volte ti va bene, però se Io posso faccio una mosca che vedo. l'ultima cul de soir che ho fatto, ho capito che ero diventato vecchio, per Se... cui ho detto ho Meno di me. Io l'ho fatto, sarà 20 giorni fa, sono arrivato a casa a mezzanotte e ti posso dire che veramente sono arrivato a casa con gli occhi rossi perché ho pescato fino a buio e alla fine, oltre a non vedere le mosche, non vedevo neanche più come infilarle, cioè già l'infila mosche, sono già proprio invecchiato. Cioè. Ma l'infila mosche, quello lì è classico. Io adesso ho gli occhiali a 2,5. Ho quegli occhiali che metto sulla visiera del cappello Sì. e prima erano 1,5, adesso sono diventate 2,5. Tra poco non li troverò più perché non li fanno più No, se di ti alto. serve, io sono riuscito a trovare i 2,75, 2,75. quelli da cappello. È Sì, da cappello. perché avevo richiesto e sono riuscito a trovare fino a 2,75. Bene, bene a Roberto, sapersi. Buona sapersi. Marcello, invece al mare non hai problemi. No, 0,40 ami del no. 2,0. Non puoi Esatto. fare, cioè, peschi Fatto sotto mosche per sul cui. 2-0 oggi, per cui non hai. Quello è Ma l'elemento. adesso qualche volta ci vengo con te, va, che così mi fai vedere. Vengo solo a guardare, ti faccio da mozzo. Ma io vado in barca, non da riva, eh. Lo so. Andiamo in barca. Io, no, io adesso ho conosciuto il Morgan che mi farà vedere come pescare da riva, però i mesi buoni sono ottobre e novembre, però ottobre e novembre sono i mesi buoni anche per i Ascoltami, temoli. Io preferisco pescare i temoli, abbi pazienza. a pescare da riva al mare si pesca di notte, non di giorno. Vero, è Esatto. vero. Di notte peschi. Io Quindi poi. purtroppo in mare dalla barca non pescherò mai perché soffro di mal di mare, Ah no, però io per fortuna no. mi Grazie. piacerebbe, tra l'altro un carissimo amico di La Spezia che pesca le orate di notte a mosca da riva. E vi posso dire che Stefano Ticchiati, non so se lo conoscete, Lo comunque conosco. è molto conosciuto anche come Sì. flightier, è un gran costruttore, e oltre che essere un socio del Lifta, e mi ha già detto, ah, guarda che quando è buono, se vuoi vieni giù. Sinceramente non ho ancora avuto il coraggio di andare, però è un'esperienza che mi piacerebbe A me piace, ad fare. esempio, adesso abbiamo cominciato con le lampughe Sì. e peschi a galla, perché Ah. un popper, un gurgel con il trappolino, un trailer a 1 metro, un Ah, ho trailer molto capito. piccolo, e quasi sempre ci danno sul trailer, e che Ah, sono pesci stupendi da prendere perché hanno una sì, forza incredibile. E poi adesso, vabbè, sicuramente. adesso arriveranno i tombarelli, i tonni rossi, e allora lì, vabbè, lì si Dove va. No, peschi, Mar Ligure o Adriatico? no, Genova, Genova. Ah, Genova. E 1 ora e mezza siamo giù da Sì, Milano. sì. Va bene. Scusa, Una Paolo, cosa. dicevo, a parte il mare, io in acque correnti pesco a secca da 52 anni, per cui Sì. qualche volta a streamer la ninfa non mi piace, ci provo, ma non. Ho una decina di ninfe che hanno penso 10 anni, però pesco a secca. Io Ho iniziato così. ogni tecnica ha le sue cose. Certo. Allora, io pesco solo a secca praticamente da 15 anni. Io da Prima 60, ho 60 no. provato, cioè, io dico la verità, tecnicamente fino a 15 anni fa non lanciavo, cioè lancio da pesca. Poi ho conosciuto il Pistoletti, che era quello che lavorava da Parini, Marco, sì. e Beh, Marco hai Pistoletti. conosciuto un grande. Che, Ecco, mamma. il Pistoletti che poi è diventato anche, era venuto anche, era del mio club, dello Spin, no, del Ticini Linea,
L'ultima cena che abbiamo fatto, c'è stato anche lui. Io chiaramente, quando ti trovi lì, una persona che mi ha tirato su cioè, da bambino, perché la prima casa l'ho comprata da Parini, un exage come si dice, della Shimano, una 7.6, anzi una 8.6 coda 4, mi pare, o 3 o 4, adesso non mi ricordo più, e ho fatto tutto il corso lì dove c'è il coso da Parini, c'hanno questa vasca qua, dove ti facevo, ho fatto tutto il corso di lancio lì, ho imparato così. Dopodiché ho conosciuto il Pierangelo Ripoldi, che era un istruttore Umpe, e mi ha istruito sul lancio, vabbè, chiaramente tacchini, che io vengo dal GPS Novara, il mio primo club è stato GPS Novara, Gianni Tacchini, devo dire che anche lui mi ha tirato fuori da un certo stile di coso, di lancio, e mi ha portato un altro stile, mi ha portato a Navigio Sforzesco, e di lì sono diventato anche un socio. Sono diventato anche, sono andato nel direttivo della riserva alla fine. E comunque devo ringraziare tutte queste persone qua. Ci tenevo a dirlo perché è qua con noi. Grazie Gianni. E poi adesso, ritornando alla tua di vita, volevo sapere se hai qualcosa da farci vedere, che magari riusciamo così, tanto per. Allora, io guarda, ti dico, non so se riuscirete a vederli perché ci sarà il riflesso della luce sicuramente. A me piace fare questi quadretti. Ah, bellissimo. Adesso stavo cercando di non darvi riflessi, ma non ci riesco. Sì, comunque si vede abbastanza bene, belli. Questi Ah, sono va. dei quadrettini che faccio io dove in questo caso sono delle segge. E faccio il ciclo vitale, parto dalla ninfa e arrivo alla spenta, per Esatto. capirci. Ce l'ho un po' di tutti gli insetti. Bellissimo, Io sì. Bello. li faccio così anche perché quando vai alle fiere, ok, da esporre sono comodi perché questi sono tipo dei portafoto, sono piccoli e comodi da portare. Questo era quello delle segge. Qui ho quello delle effimere, però c'è solo effimere adulte e spente e my fly. Sì. Ma che bello. Ci Si sono vede che vari sei preciso. tipi di montaggi. Molto Questa bello. addirittura, non so se la vedete, Sì. questo è un Bellissimo. montaggio di McPhill. Ed è, guardate, ve la faccio vedere così si vede bene. David McPhail, Bravo. Ed è inglese. un, questa è una, Bravo, questa è una gran mosca. bel costruttore, David. Sì, poi vabbè, uno che Mamma è mia. stato, diciamo, uno dei pionieri di YouTube, cioè ha più filmati lui su YouTube. Infatti lo Poi seguo. vi posso far vedere i miei grilli e le mie cavallette. Ah, la mano, Belle. bellissimi. Molto belle. Bello, bello il quadretto fatto così. È un quadretto bello perché è profondo, per cui puoi mettere mosche. Questo lo vedrete senza vetro perché purtroppo l'ultimo trasporto ci ha lasciato un vetro. Questi sono dei piccoli terrestrial. Diteri. Sì, ci sono ditteri, c'è un po' di tutto. Ah, sì. Bello questo qua è quello di quella lipponica, non è questo qua verdino così, Quello che si non è mangiano quello. in Valtellina. Quello che si Bravo, mangia giù. tipo quello che si mangiano in Valtellina, Quello che bravo. cade dai meleti, questo ne viene Sì, mangiato. esatto. Io li ho fatti, ma te li fa, guarda, te lo faccio vedere Poi da qui ho lontano. altri terrestrial dove questi sono un po' più curati, ci sono le vespe e c'è la mosca della merda, per Marcello, capirci. li ho fatti, ho fatto una prova, è una cosa orribile, però sono sicuro che se lo mangiano questo qua, proprio Sicuramente. per imitare quegli affari lì.
Sì, Il sicuramente lo Barcellona con... mangio. No, perché io non ce l'avevo. Ho visto prendere delle trote da paura. Da No, paura. funzionano alla grande. Venivo giù Come dagli... funziona molto il maggiolino? Sì. Sì, Maggiolino, Maggiolino è una cosa maggiolino strana. addirittura ho conosciuto dei pescatori che usano il carapace quello vero. Ah, sì? Sì, per poterlo riprodurre. Porco Giuda. Poi per carità, vi dico di mosche, non so, io sono, come vi dicevo, un amante del montaggio in asola, e specialmente anche del Cul de Canard. Questa è una classica di Petit Jean, non so se la vedete. Sì. Questa Mostra My Fly di Petit Jean, un po' verso sinistra, così, eccola qua. Se la verso sinistra, così. la Sì. Adesso sì. 214, ve la Sì. metto qui, magari la vedete meglio. Eccolo lì. Vedete Sì. come ha le ali divise? Questa Petit Jean non la fa più nel suo catalogo, non la vende più. Bellissimo. Molto bella. Ecco, adesso dico, passiamo alle ultime domande perché poi concludiamo la serata. E questo qua è che sono domande che mi hanno, che fanno i miei amministratori, più o meno tutti noi ne siamo consapevoli. Parasciutto classica, mi hai già risposto prima, mi hai detto Sì, per parasciutto assolutamente. questioni di visibilità, anche se devo dirti che le classiche sono le classiche. Quando le vedo uso le classiche, sia ben chiaro. Parachute ne ho tante, ma perché purtroppo non le vedo più. Di vista. Bene. Nel nostro gruppo sono ammesse non sono ammesse le reverse. Reputiamo possono ferire anche mortalmente. Qual è il tuo pensiero? Qui ti dico, è una risposta, cioè ve la do e mi piace anche darla, nel senso che, però sinceramente vi devo dire, io le reverse, parlando di mosca secca, non le costruisco. Bello. Non le costruisco per scelta, le ho costruite e mi sono anche allenato a costruirle, ma per le gare di costruzione. Il discorso che la reverse possa ferire mortalmente una trota, non posso confermarvelo e vi spiego anche perché. Io arrivo dalla mia esperienza, per cui scusatemi se tiro in ballo le ninfe, ma io le ninfe pesco, il 90% delle mie ninfe sono su Amogig. Ok? L'Amogig dovrebbe lavorare reverse. Anche se è provato che comunque la ninfa in acqua rotola, per cui non sta mai, a meno che non usi dei pallettoni, ma alla fine lì si parla di un'altra pesca che non è più neanche a ninfa, perché quando la ninfa, secondo me, per essere una pesca ninfa corretta, le ninfe devono seguire la velocità della corrente. Per cui se io metto un pallettone da 5 in tungsteno, che come lo metto giù fa plof e sta lì, non è più una pesca ninfa, sia ben chiaro. E io pescando con gli amici, questa è esperienza personale, non ho mai preso una trota, diciamo, punta sulla lingua, per capirci chiari, perché poi il punto più delicato è la lingua del pesce. E le ho sempre solo prese, mai ingoiate, sia ben chiaro, come a secca, sull'apparato boccale, quasi sempre esterno, cioè diciamo nel labbro. Per cui per esperienza di ninfa vi dico quello, a secca, non usandole, non so come si comporta sulla ferrata e non so dove va a colpire, sinceramente. Purtroppo non è tanto per le mosche, per le grosse trote, ma Per quelle piccole. per quelle piccole, perché comunque tante volte gli si cava l'occhio, tante volte Ho dipende, perché capito. la trota piccola mangia anche Vi posso dire queste. che un danno simile lo possono provocare alcune mosche su Ami Barbless, perché i Barbless di nuova concezione, indipendentemente dal gap largo, che quello non vuol dire nulla, hanno la punta molto lunga. Per cui su una trota piccola, secondo me può capitare, anche se non è costruita reverse, che gli arrivi veramente sull'occhio, però deve mangiarla, cioè siamo ben chiari.
non ti devi accorgere. Diciamo che questo può essere l'incidente, ecco, parliamo di incidente, però. Comunque, è meglio avere ben chiaro, perché comunque questa è una risposta che comunque cioè, aiuta a pensare, ecco, aiuta a pensare meglio, se, cioè, voglio dire, dà un senso. Perché gli istruttori classici prediligono l'ardiglione, che l'abbiamo già parlato prima. Siete coscienti che tale uso comprometta la scelta, l'impostazione, l'etica del principiante o di chi si avvicina alla panna? Cioè, il fatto di usare l'ardiglione per le costruzioni classiche, cioè, ma solamente, voglio dire, anche per far vedere, cioè, uno che si avvicina alla panna vede costruire così, tant'è che tu prima mi hai detto che stai vendendo tanti ami con l'ardiglione, per Sì, cui quello è vero, però ti posso dire che, come ti ho detto prima, il giovane è molto attento. Per cui io nella costruzione, logicamente quando o insegno, fai una serata, cioè non c'è bisogno di insegnare sempre, nel senso che anche parlando al club si parla anche di queste cose, perché un club è fatto di tante cose, di serate di costruzione, serate di conversazione, scambio di idee. Quello che posso dire è che il giovane è molto attento, anzi, su questa cosa qui sono i primi a comprare barbless. Il discorso del far vedere una mosca classica costruita su un amo con ardiglione, secondo me è corretto, perché la mosca classica, stiamo parlando di mosche, Catskill. ma anche Caxtil, sì, può essere anche solo una Devo. Sì, Però vabbè. se te prendi una Devo, una 699, una 700, una quello che vuoi, e la fai su un amo senza ardiglione, perde. Per cui, torno a ripetere, un conto è farle per usarle e un conto è farle per far vedere com'era la mosca in origine. Per cui, io sono sincero, io le faccio. Se devo riprodurre una mosca classica originale e anche solo gli streamer, io ho fatto, se volete ve li prendo, ce li ho qui dietro, se avete tempo ve li faccio vedere. Faccio degli streamer classici, quelli sull'amo A4, 5, 6X, con la piuma accoppiata in gallo. Quelli sono rigorosamente con ardiglione. Poi, ad esempio, quegli streamer lì li uso anche da trota andando a pescare in fiumi grossi, come sono la Dora, come sono. E le trote le mangiano, ve lo assicuro. Ah, sì, certo. Allora lì li faccio senza ardiglione. Però se vuoi riprodurre una mosca classica, devi farla con l'amo con l'ardiglione. Per riprodurla. Poi se la usi in pesca è un altro discorso. No, il discorso Il dell'etica. giovane comunque non assimila che tu fai le mosche con l'ardiglione, ma assimila quello che gli insegni. La dottrina del pescatore moderno, la prima cosa che viene insegnata di solito è il catch and release. Poi torno a ripetere, i giovani sono molto sensibili, specialmente a questa cosa qua, e sono direi quelli che praticano la pesca del catch and release nel modo più corretto possibile. Anzi, io ho visto di tutto e i giovani. Poi per carità, anche dei giovani ci sono quelli che prendono, annoccano e questi neanche li condanno. Cioè, però chi ha una certa, diciamo, dottrina, segue una certa dottrina ed è convinto di quello che gli hanno spiegato, che il catch and release è diventato indispensabile anche per la salvaguardia di quei pochi pesci che ci sono rimasti. Poi torno a ripetere, se poi andiamo nel discorso ambientalista, qui apriamo un discorso che non finisce più. No, guarda, oggi non è giornata. Esatto, il giovane comunque difficilmente maltratta l'animale. Questo me lo posso almeno per mia esperienza, Poi per carità, e addirittura vi posso dire che ho conosciuto parecchi ragazzi che praticano lo spinning e adesso amo senza ardiglione, singolo. Vi posso dire che sono molto accorti in quello che fanno, cioè guadino con la rete in gomma. Li vedi sui fiumi perché
è più facile trovare pescatori a spinning adesso che a Mosca giovani, e sono molto accorti in quello che No, fanno. ma anche i giovani che praticano il carp fishing, La stessa cosa. Bravo, vanno a disinfettare il foro dove hanno tolto l'amo. Per cui ho visto gente che se le trova addirittura ferite gli mette l'antibiotico in pomata e infatti poi. hanno tutti l'antibiotico, materassino, antibiotico. Esatto, e vi posso dire che io frequento un lago vicino a me perché a me piace pescare il luccio. Qui chi non ha materassino non entra, Ah, cioè sì. te senza materassino non entri in questo lago. Per cui indipendentemente dal guadino grosso, gommato, e per cui devo dire che fortunatamente ci sono situazioni di pesca dove le cose stanno cambiando. Logicamente ci sarà sempre il pescatore che annocca, ci sarà sempre il pescatore che usa l'amo con l'ardiglione. Diciamo che io non li condanno mai, anzi, se li trovo, provo anche a spiegargli perché io non lo faccio. Poi Certo. magari mi prendo un vaffanculo, scusate il termine. Perché di solito Oh, sono i primi che si lamentano che non c'è più pesce, di ma. solito. Esatto, per cui vi dico. Poi se volete, adesso volevo riallacciarmi solo a un discorso, solo per spiegarvi, perché poi alla fine il garista passa per la persona disumana, che sa pescare solo, come dicono tanti, al tocco. Non è più così, le gare a mosca sono cambiate molto. Adesso le nostre gare, parlo di torrente, sono fatte solo su pesce naturale. Non vengono più fatte le immissioni. Di solito le gare sono fatte una al mattino e l'altra al pomeriggio. Quella del pomeriggio, io vi dico l'ultima esperienza, iniziava alle 16, finiva alle 19. In quegli orari lì capita spesso e volentieri di dover pescare a secca, per cui anche il garista ha dovuto, Adeguarsi. diciamo, istruirsi. E io ho conosciuto molti garisti che arrivavano dalle vecchie gare, cioè pescando solo a ninfa, streamer, e andare a fare corsi di lancio per poter imparare a lanciare, comprare le canne corte, comprare le code piccole, imparare a fare i lanci curvi, i lanci radenti, perché a volte vai a pescare e c'hai le frasche. Per cui vi dico, il mondo delle gare è cambiato, fortunatamente è cambiato in bene, e vi posso dire che questo ci tenevo a dirlo solo perché molti non lo sanno, che non peschiamo più sulla trota immessa. E noi quando andiamo a pescare nel torrente abbiamo 100 metri, 150, dipende dai campi di gara, dove solo noi peschiamo, uno pescatore solo, e hai 3 ore, 2 ore, tre per pescare lì. E te ti puoi battere tutto quel tuo campo di gara da solo. Dietro di te hai solo il commissario che ti misura il pesce. Se di misura dubbia, oppure se fanno pesce un punto un pesce, lo metti solo a guadino. Tutti i pesci devono essere guadinati, non li puoi toccare con le mani. Se il pesce è grosso, devi tenere la rete del guadino, non puoi toccare il pesce con le mani. Per cui vi dico, la pesca a mosca è cambiata anche dal punto di vista agonistico. E molti fanno, diciamo, discriminano molto le gare, ma alla fine secondo me non sono da discriminare così tanto. Io guarda, sono felice di questa serata qua, che sono proprio felice perché ho conosciuto degli aspetti di te che non conoscevo. Spero che anche tutte le altre persone che ti hanno ascoltato abbiano sentito quello che ho sentito io. E se qualcuno di loro vuole farti delle domande, abbiamo ancora dei minuti. Io non ho nessun problema, anzi spero di non avervi annoiato, Assolutamente. perché un'intervista pure così cruda, senza il morsetto, è difficile da seguire, anzi può essere pallosa per tanti. Volevo farvi vedere solo una Io cosa. penso che questa intervista qua è stata fatta fortunata, perché poi ci farai una serata live che sarà il seguito di queste belle parole che abbiamo sentito da te, che ci darà anche prova della tua bravura.
Questa è sicuramente una promessa. Nel frattempo, se c'è qualche domanda, aspettiamo. Vi faccio solo vedere una cosa che ci tengo, ma perché è stata fatta in tempi quando c'era ancora il mio amico Natalino. È stata. La vedete questa foto? Non si vede. La vedete? Sì. Sì. No, devi tirarla più su. Tirarla su, tirarla vai più su. Dietro. No, vedo la tua testa. No. Quella lì, sì. Adesso si magari vede, di qui, aspetta, magari di qui la vedete meglio. La vedete? Sì, da lontano. Sì, sì. Comunque quello lì è un pesce preso in libera ai confini tra una riserva, però era già in libera. È un ibrido di marmorata che è finito in copertina. Per me è un onore, perché è l'unica foto che è finita mia, che è finita in una copertina di una rivista, per cui... ci tenevo a farvela vedere. Ormai sono già passati un po' di anni. La foto, avevo la fortuna di essere andato a pescare quel giorno insieme a Massimo Strumia, che era un fotografo di fly fishing, mio compagno di club era. Siamo andati negli Stati Uniti insieme, un anno è venuto con noi, vedi? E mi ha fatto quella foto e poi fortunatamente è finita in a volte. Torno a ripetere, io non faccio le foto ai pesci da adesso sarà già 2 anni, forse qualche luccio fotografo se vale proprio la pena, ma le mie foto sono brutte ai pesci, perché o le faccio da dentro il guadino o sul materassino, sì. Per cui non le posto più. Se andate a vedere il mio profilo Instagram, che per chi non conosce non è Massimo Ginanneschi ma è Ape Maya ape_maia55, che è il mio vecchio nickname di Pipamo, ormai me lo porto dietro come se fosse il mio primo nome. Se andate a vedere le foto, ci saranno 5 foto di pesci, sono pesci importanti, e adesso non faccio più neanche le foto in posa, nel senso che se uno le deve fare, diciamo, tra virgolette, per lavoro, è un conto. Ma quando vado a pescare per i fatti miei, difficilmente, anzi adesso non le fotografo proprio più. Prima le fotografavo per avere, diciamo, un mio album personale, ma erano comunque foto non belle da postare, perché le facevo dall'alto sul guadino, in acqua, per cui anche questi sono degli altri discorsi che, diciamo, ognuno può pensare come vuole. Io torno a ripetere, chi fotografa i pesci, se a piacere fa bene, purché lo faccia nel minor tempo possibile e in modo corretto, perché a volte vedi delle cose un po' angoscianti. Poi torno a ripetere, io non sono uno che di solito condanna, nel senso che ognuno è libero di pensarla come vuole, di fare cosa vuole. Se io non la penso come lui, al massimo posso solo dirgli che non la penso come lui. Ma certo, però finisce lì, diciamo che non ci sono, cioè noi siamo a un certo punto siamo tutti pescatori, dovremmo pensare questo, siamo tutti pescatori, cioè abbiamo purtroppo dei fiumi che sono messi male, abbiamo a volte troviamo moria di pesce e quindi dovremmo essere noi uniti per combattere queste cose qua, perché comunque gli altri non fanno nulla, cioè chi si dovrebbe preoccupare di questo si preoccupa solo di pescare dei soldi. E poi un'altra cosa devo dire, che secondo me non c'è, quando qualche politico si interessa alla pesca, a quel punto lì non bisogna più pensare al partito, ma bisogna pensare che quel politico lì sta facendo qualcosa per la pesca o per la caccia, voglio dire, perché comunque il problema grosso secondo me è che molti politici si interessano di caccia e di pesca prima delle elezioni, certo. Poi dopo le elezioni hai ragione anche su quello, è così. Però, io posso dire che se i pescatori si unissero, e parlo di tutti, non di solo pescatori a Mosca, si unissero e riuscissero a fare, non dico la voce grossa, però molti ci stanno provando, devo dire la verità. Io ho anche amici che sono in consulte,
si fanno un culo nero, cercano di riprodurre i pesci nel modo più corretto possibile. Adesso con questa nuova normativa hanno fatto, cercato, diciamo, la trota genetica, il ceppo corretto da rimettere nei fiumi. Si sta facendo un culo nero, tanto di cappello. Io non ho tantissimo tempo libero, magari quando vado a pescare, ecco, quello che posso fare è raccogliere un po' di immondizia. Come tutti, cioè voglio dire, Però meglio di c'è tanta gente che sta lavorando per queste cose qua. Purtroppo è che siamo troppo pochi. Adesso vai sui fiumi, se non sono riserve, ve lo dice uno che di riserve ne batte almeno fino a 2 anni fa, perché adesso è diventato un po' più un problema. E se non sono riserve, pescatori non ne vedi. Se vai a pescare in libera, magari fai 3 km di fiume in una giornata, trovi un è pescatore. vero, no? Io vado, ogni tanto vado al Ticino con dei miei amici che pescano con la due mani, io pesco a secca come sempre, però pescatori siamo noi tre e poi una volta si vedevano il pescatore a passata, si vedevano il pescatore, Ma cioè, sì, ma io poi dappertutto. Io mi ricordo era andavo in una cosa città a Torino, andavi sul Po a fare una passeggiata, trovavi era anche pieno. solo i pescatori del Bianco, ma era pieno. Era fino, Adesso non trovi nessuno. nessuno. Sul lago dove ho la casa, ad agosto ogni 3 metri c'era un pescatore. Adesso non c'è nessuno. Nessuno, No, è sul lago. pazzesco. Dopo io vado a pescare molto in alto e non trovavo nessuno neanche 30 anni fa. Mi Sì, piace sì, andare a sì. prendere il piccolo salmerino o la trotella a 1800, a 1900. Mi faccio Sì, le adesso scarpinate, per però mi diverto. paradosso ti posso dire che nelle mie zone o quelle che frequentavo io, frequento, che sono il Piemonte e la Valle d'Aosta, Conosco bene. trovi più pescatori nei laghi alpini Sì. che non nei torrenti o nei fiumi. Ho fatto una pescata strepitosa a luglio sul lago di Neves in Alto Adige. 3 giorni, mamma mia, che pesci! Temoli enormi perché è protetto. Temoli e salmerini enormi. Salmerini l'alpino, che arriva fino a 70 centimetri. Ci Pazzesco. sono dentro. Poi ci sono fario, lacustrizzate, marmorate e iridee dentro. Però i temoli, i salmerini sono una cosa spettacolare. A secca, pescato a secca. È una cosa Da noi meravigliosa. purtroppo. Nella stura qui di Lanzo, dove abito io, il temolo è stato dato estinto. Ebbene, lo so, mi Dove negli ricordo. anni, Avevo 40 anni fa al Ponte sì, del Diavolo. bravo, dove negli anni Cioè, avevo 40 90, anni fa quando anni c'era. 80, 90 andavi e i temoli ti Sì. battevano sui cosciali. Cioè. Anche a 70 andavo e Io era consentita la camolera anche. no. Poi Sì, io l'hanno. mi ricordo, io ho iniziato a pescare i primi temoli, li ho pescati a Camolera. E poi li ho presi anche sulla Stura di View. C'erano dei Io temi. andavo, sono andato lì sotto il ponte del diavolo lì e c'era, vedevo un abbollato e ho detto cazzo un temolo. E invece c'erano, perché lì c'era il mio amico Angelo che li prendeva lì, fa vai lì che ci sono. E io ho avuto la fortuna di Era vedere. metà degli anni, cioè nel 95-96, Io mi non so ricordo. se vi Vai lì. ricordate la riserva di Germaniano. Sì, Certo. Germaniano, ma guarda. Partivano i pullman da Milano per Sì, andare a sì. pescare i temoli. Sì. E sull'orco lo stesso. Sull'orco la stessa cosa. All'Ocana nel 72. Pensavo che fossero cavedani grossi. Poi Sì, sono sì, andato a sì. vedere, erano dei temoli da paura. Noi avevamo delle lanche Sì. in una stura che noi chiamiamo sturetta, perché era un secondo braccio della stura principale, Amati, che è tra Lanzo e Cirié, per capirci. La chiamavano la lama blu, perché c'erano talmente tanti temoli che era azzurra per le pinne. Sì. Mamma mia. Mamma mia, lo so. E adesso l'è andato estinta. Per È cui, estinto, sì. io ho Che fatto per tra anni la l'altro è pesca. anche bello, io ci ho Assisi allora era un paradiso. pescato forse 5-6 anni fa, è anche bello come fiume, anche come tratto, Purtroppo io sono cambiate parlo della le riserva. acque, sono cambiati i tempi, Sì, cioè. sì. Fario, le classiche Fario, Fario, Fario.
c'erano anche i salmerini. Qui c'erano tanti ibridi, adesso ci sono tanti ibridi marmorata. Sono fario ibridate, tante. Marcello, ma non è scaduto, non ti scade il tempo, 3 ore? Sì, però stasera non so come mai, perché siamo stati fortunati con... ma perché adesso il programma praticamente è aumentato, perché ogni tanto fa un black, come si può dire, fa uno stop a tutti noi come immagini Sì. e risparmia tempo. Ah. Questo ha cambiato perché oggi abbiamo avuto dei problemi appunto per entrare e ho notato questa cosa qua perché sono entrato dal sito di Met invece che entrare col computer normalmente come faccio sono entrato dal sito e ho visto che prima quando lui parlava faceva ogni tanto gli va via la sua immagine e viene fuori una scritta risparmio tempo. Risparmio tempo, quindi hanno fatto questa cosa per darti agio diciamo così, quindi abbiamo più tempo. Abbiamo scoperto che abbiamo più tempo. Roberto, io però vi devo salutare perché mia moglie se ne sta andando a letto. Nessuno ha da fare domande, io Devo direi che ringraziare ci risentiamo io e Massimo te, Cinquaresima Massimo, per la cortesia. perché No, io comunque. ringrazio voi. Mi dispiace se vi ho annoiato, spero No, di no. assolutamente no, Spero c'è di no. gente Ci purtroppo vediamo. magari Adesso metterò giù una data, poi ve la comunico per la va bene. diretta Facebook. Sì. In diretta Facebook vedrete le mosche, non vedete più la mia faccia. No, va bene, comunque sentiremo il tuo cuore. Va E bene. per cui vi farò una diretta, non so, di 5, 4, 5 mosche, giusto Grazie. Va per. bene. È E un mi piacere. dispiace per chi non è riuscito a connettersi perché ho veramente ricevuto tanti messaggi di amici che non riuscivano a connettersi. E Allora faremo in spero che modo con la diretta Facebook recuperiamo. possiamo recuperare. Va bene, buonanotte a tutti allora. Buonanotte a Grazie di tutti. Grazie tutto, grazie Massimo, c'è a voi, sempre alla prossima. ciao, Ciao, buonanotte, ciao, buonanotte. buonanotte. Ciao, 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 ciao.